Buongiorno, oggi è mercoledì 30 aprile, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Apriamo la nostra rassegna stampa con un'immagine che ci arriva da oltre 1880 metri di quota. Siamo in Alta Val d'Isarco, nella zona di Montecavallo Flores, vedete, nevica oltre i 1700 metri su gran parte della provincia di Bolzano. Un miglioramento è comunque atteso per la giornata di domani. Questa neve fresca che sta cadendo in queste ore, ricordiamo, oggi è l'ultimo giorno del mese di aprile. Io vi do anche un'altra notizia, una buona notizia. In questo caso si è conclusa con un successo la ricerca persone, l'operazione di ricerca persone nella zona di Ferdines. Questa notte, intorno a mezzanotte, è stata ritrovata la donna anziana che si era persa nei boschi della zona. Numerosi gli operatori della protezione civile che sono riusciti a riportare a casa sana e salva questa pensionata. Questa rassegna stampa viene in onda grazie alla collaborazione di Massimo Moro. Diamo allora un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, vitalizi d'oro, ecco tutti i tagli. Moltraere, il presidente del Consiglio regionale, dice riduzione fino al 50%. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, terreno Ipes, altri due nomi, Unterberger e Paul, nella società di Dalle Nogare. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten, i tagli ai costi della politica, ci sono novità già dal primo di maggio, soprattutto in merito alle disponibilità economiche dei vari partiti nell'ambito del Consiglio provinciale. Un richiamo in prima pagina anche alla situazione della frana in Val Badia. Vedete, lo abbiamo visto anche ieri nel corso del nostro telegiornale, all'interno del nostro sito internet, quanto la frana sia vicina alle abitazioni. Ancora con la cronaca in lingua tedesca, il quotidiano Tageszeitung in apertura a un'intervista al presidente della provincia Arno Kompatscher riguardo lo sviluppo e il futuro del tema delle pensioni e dei vitalizi per gli amministratori pubblici. Ancora con la cronaca, oggi è mercoledì, troviamo all'interno del Dolomiten l'inserto economico Vicu che dedica la sua apertura al tema della sostenibilità, una nuova risorsa, una nuova opportunità per sempre più imprese anche a livello locale. A livello nazionale ed internazionale, invece, con il Corriere della Sera, Marina Berlusconi e la politica, oggi no, un domani chissà. Intervista ad una delle figlie dell'ex Premier, il mio giudizio su Renzi mi sembra il nuovo che arretra. Applausi agli agenti condannati. La madre di Aldo Brandi dice: tutto questo è rivoltante. L'ira del Premier e anche di Alfano. Tutto per la condanna per la morte del ragazzo ucciso a Ferrara, che diventa un caso dopo l'omaggio di un sindacato di polizia ai colleghi appunto condannati. L'America e la sfida del Pacifico, l'intervista e soprattutto l'approfondimento è a pagina 14 e 15. E ancora il CT della Nazionale. Balotelli sbaglia, ma a lui non rinuncio. Cesare Prandelli, riguardo i mondiali, non sopporto gli egoisti. Chiudiamo con il sole 24 ore, casa cresce il conto della TASI, decreto IRPEF da definire il bonus di 80 euro per chi ha più datori di lavoro. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano, il Corriere dell'Alto Adige, abbiamo visto, si occupa ancora una volta in apertura del tema delle pensioni e dei vitalizi dei politici, vitalizi, tagli in base all'età fino anche al 50%. Ecco la proposta del presidente del Consiglio regionale Moltrer, la giunta vuole tempi brevi, la commissione si riunirà il 22 di maggio. Comune, manovra correttiva da 15 milioni di euro, tagli alle entrate, stravolto il bilancio. Spagnoli dice: sono preoccupatissimo. Riunioni febbrili con Bovolone e Moroder. Per coprire il buco verrà usato anche l'avanzo di amministrazione. Ancora con la cronaca, calcio e omofobia. Il Bayer chiede i danni per lo striscione sui gay, identificati quattro tifosi milanesi, dateci 100.000 euro. Festival delle resistenze, Odifredi dice l'unico Dio è la natura. Frana, evacuate quattro case, 13 sfollati, il sindaco Rottonara dice sviluppi imprevedibili. Corvara, la situazione si aggrava anche se lo smottamento è stato deviato dalle ruspe, danneggiato l'acquedotto. Ancora, siamo alla pagina dell'istruzione, della formazione, alunni troppe ore a scuola, la provincia valuta l'accorciamento del calendario, il presidente della provincia Kompatscher dice sarà una decisione condivisa, Tomasini dice le modifiche solo dal 2015. Giustizia e politica, imbarazzo sul caso Ipes, negato il dibattito in aula,
asse tra Partito Democratico, SVP e SEL contro la discussione. Filippi e Schiatti silenziati. Compacere intanto procede cauto. Ancora sempre con la cronaca a cura del quotidiano Corriere dell'Alto Adige, la pagina economica interamente dedicata all'assemblea ieri della Cassa di risparmio di Bolzano. Sparcasse, Brandstetter comincia in salita. Malumori tra i piccoli azionisti, il presidente dice: sono un tecnico, non un politico. Per la Volksbank punta decisa all'espansione veneta, CDA confermato. Michaeler dice: aggregazione con Marostica, ma saremo prudenti. Entro giugno la banca vicentina sceglierà il partner. Bilancio positivo per la Banca Popolare dell'Alto Adige, distribuito ai soci 30 centesimi per azione. Siamo allo sport con le ottime notizie per Andreas Seppi, ATP di Monaco. Seppi avanza, battuto Berrer. Ora lo scoglio è lo spagnolo Ramos. Il caldarese ritrova il successo sulla terra rossa, vittoria netta al torneo bavarese. E per quanto riguarda i tuffi, World Series in Russia, con Verzotto e Cagnotto, quarto podio nel mirino. Un'occhiata al dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige, lo abbiamo visto poco fa. L'apertura è dedicata all'inchiesta sui terreni IPES, ci si occupa anche delle decisioni del presidente della provincia Compacer, che blocca i 9 milioni stanziati per la nuova sede dell'Università di Bolzano. Ezio Zermiani, noto giornalista televisivo originario di Bolzano, Zermiani dice: ecco Ayrton come non l'avete mai visto, i 20 anni dalla scomparsa del pilota. Vitalizi d'oro, tagli graduali con lo sconto, ci si occupa anche del censimento per gli stranieri. Un passo in avanti e poi Brandstetter e Costa ai vertici della Cassa di risparmio di Bolzano. La Guardia di Finanza indaga su quella che viene definita la farsa del chilometro zero al mercato dei contadini, anche merce presa all'ingrosso. Diamo come sempre una letta anche alla cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten. Come cambia già dal 1º maggio la questione riguardo la disponibilità finanziaria all'interno del Consiglio provinciale? Ci si occupa delle decisioni ieri proprio della giunta provinciale riguardo il sostegno ai piccoli negozi nelle zone periferiche della provincia per dare un contributo concreto a queste attività commerciali. La decisione di chiudere in sostanza la Fondazione Vital per destinare le risorse, ma soprattutto le forze all'assessorato alla salute, e la decisione di intervenire con 10 milioni di euro per rimettere a nuovo molte delle strade altoatesine causa i danni provocati dal maltempo. Un'intervista a pagina 18 e 19 al designato nuovo Obmann della SVP, Philipp Achammer. Un'intervista per capire cosa pensa questo giovane assessore, appena 28 anni, che si prepara a guidare il partito più importante della provincia di Bolzano. È tutto uno dei nostri appuntamenti. Come ogni mercoledì, ritorna 2M al quadrato, la trasmissione di circa 3-4 minuti, per raccontarvi in forma bilingue le particolarità, le specificità della provincia di Bolzano. Vedete, andremo a scoprire i segreti delle viti, le viti che forse non tutti sanno, si dice che piangano, e tutto questo viene raccolto per produrre sostanze preziose, soprattutto per la cosmesi. Qua saremo ospiti nella zona di Caldaro. L'appuntamento è per oggi e per venerdì alle 18:20 su SDF, alle 19:20 su Video 33. C'è un sito internet www.2m2.com. tv/it/de, a seconda se volete scegliere la lingua italiana oppure la lingua tedesca. Ci fermiamo qualche istante, come nostra abitudine, e poi torniamo in studio per andare a vedere cosa ci aspetta riguardo le previsioni del tempo. GoInfo, il portale dell'informazione in Alto Adige e anche sul tuo smartphone. Scarica gratuitamente le app per iPhone e Android. GoInfo, tutte le news a portata di mano. Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter.
qualità e gusto. Sempster, saper fare, saper vivere. Ci sono vite senza amore, senza presente né futuro. Eppure basta uno sguardo, un sorriso, un bacio, una famiglia per cambiare una vita. La comunità Papa Giovanni XXIII è famiglia per chi non ha nessuno. Abbraccia e accoglie. Cambia la storia di tante persone. Dai il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. È un gesto d'amore che cambia la storia e non costa nulla. Grazie. Brick System, tutto il colore che volete. Come nostra abitudine, una rapida occhiata ad alcune zone della provincia di Bolzano. La prima webcam ci porta nel bocco della Val Venosta questa mattina intorno alle 6. La prossima ci fa vedere qual è la situazione invece verso la conca di Merano. Ci spostiamo in Val Pusteria. Questo è l'abitato di Brunico, la cittadina di Brunico, sempre intorno alle 6:10. Grazie alla collaborazione con gli esperti svizzeri di Ubimet e Meteo News andiamo a vedere qual è stata l'evoluzione delle ultime ore con la vista dallo spazio, dal satellite, una evoluzione che conferma l'instabilità che ci accompagnerà per gran parte di questa giornata, di questo mercoledì. E allora andiamo a vedere la grafica per capire quello che ci attende questa mattina. Temperature minime in linea con gli ultimi giorni: 11 gradi a Merano, 12 a Bolzano, 6 gradi a Brunico, 4 gradi a San Candido, previste piogge e anche precipitazioni oltre 1700-1800 metri di quota. Identica situazione nel pomeriggio: lieve innalzamento delle temperature nelle ore più calde. A Bolzano e Merano non si dovrebbero superare i 17-18 gradi. Già per la giornata di domani comunque previsto un sostanziale miglioramento delle condizioni meteo. Io vi ricordo che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione sulla pagina Facebook Alto Adige Meteo e all'interno del nostro sito internet nella sezione dedicata alla Mediateca Online. L'indirizzo del nostro sito internet lo conoscete: www.video33.it. A vostra disposizione questa rassegna stampa, l'edizione dei nostri telegiornali nella mediateca, oltre agli aggiornamenti meteo anche i principali contributi filmati andati in onda. Potete come sempre seguirci in streaming. Vi ricordo uno dei tanti appuntamenti per i prossimi giorni: il 2 di maggio ritorna l'appuntamento in Val Passiria, per la precisione nel paese di San Martino in Passiria, con Mortner Dorfrunde, una iniziativa che interessa tutti i ristoranti e i punti vendita della Val Passiria per quanto riguarda l'enogastronomia, sesta edizione. In un appuntamento che si rinnova ogni venerdì fino alla fine del mese di maggio per scoprire le nuove frontiere del gusto. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione sono alle ore 13 e alle ore 19 come sempre con i nostri telegiornali. Vi lascio ora all'agenda di questa giornata, l'oroscopo, e vi auguro come sempre un buon proseguimento. Was, wann, wo, cosa, quando, dove, il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. Musica, concert der Gruppe Herbert Pixner Project, Casa della Cultura Tirolo, ore 20:30. Teatro der Muster Gatte, Casa della Cultura Fleres, ore 20. Teatro Olga Irina Undich Ob, Aula Magna Silandro, ore 20. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, attenti a non reagire in modo troppo impulsivo ad un evento inatteso, potreste ritrovarvi in una situazione a dir poco spiacevole. Toro, avrete la tendenza ad essere prolissi e inutilmente complicati oggi. Sforzatevi invece di essere semplici e concisi se non volete far addormentare il vostro pubblico. Gemelli, una insolita modalità per comunicare vi consentirà oggi di trasmettere messaggi che altrimenti sarebbero rimasti inespressi. Cancro,
sarete tentati di complicare un concetto piuttosto semplice al semplice scopo di fare colpo su chi vi ascolta, ma l'unico obiettivo che ottereste sarebbe quello di non essere capiti. Leone, gli altri stanno aspettando che compiate un passo importante, ma proprio per questo è probabile che debbano aspettare ancora a lungo. Volete rifletterci bene prima di decidere. Vergine, state prestando troppa attenzione ad una questione piuttosto marginale. Sarà una persona cara a farvi capire cosa è davvero importante. Bilancia, oggi vi muoverete con insolita facilità su un terreno che vi è del tutto ignoto e invece sarete estremamente goffi nel gestire ciò che vi è più familiare. Scorpione, potete agire sul presente ma non sul passato. Quel che è fatto, non vi resta che assumervene la responsabilità. Sagittario, lascerete qualcosa in sospeso ma avete dei bravi assistenti. Potete star certi che se ne prenderanno cura. Capricorno, avete una cattiva notizia da comunicare a qualcuno, fatelo subito senza troppi giri di parole. Tentare di indorare la pillola sarebbe del tutto inutile. Acquario, siete decisi a risolvere una situazione che impedisce a voi e a chi vi circonda di compiere dei tangibili passi avanti. Vi aspetta una bella gatta da pelare. Pesci, sospettate di aver ricevuto solo una parte di un importante messaggio, ma potete ricostruire gli elementi mancanti usando l'intuito e l'intelligenza.